Mazza, che botta. No! No, 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 no! No! Vabbè, svegliatemi quando ha finito di caricare. Giuca! Ciao ragazzi, bentornati, sono Astrale e quest'oggi vediamo un gioco che mi hanno consigliato in molti tramite mail che si chiama League of Legends, sicuramente molti di voi lo conoscono, io è la prima volta che mi sto approcciando a questo videogioco, quindi vediamo un po' di che cosa si tratta, ma prima di iniziare questa fantastica avventura, come sempre vi consiglio di mettere un like e di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanellina per ricevere le ultime novità. Inserisci qui l'email, la mia mail. Allora, nome utente, io mi chiamo Astrale. Ecco, lo sapevo, mi hanno preso il nick. Questo succede perché sono conosciuto e tu non sei nessuno. Sei pronto a partire? Bene, vediamo. Ancora installare 2 giga, ragazzi. Sì, ma raga, la bambina sotto con l'orsacchiotto non si può vedere, dai! Le ore, gli anni per installare il The Game. Potrò sicuramente prendere spunto per qualche mio disegno. Come vuoi farti chiamare nel gioco? Ma che domande, ragazzi? Io mi chiamo Astrale, Ma in questo gioco non c'è la musica? Questo nome non è disponibile! Ma la smetti tu di copiare i miei nick? Il mio nick, La landa degli evocatori, Teamfight Factis. Ma che vuol dire, ragazzi? Spiegatevi un po', qua è la prima volta che lo faccio. Allora, la sireneida. Carica i menti. Bello, mi piace quel disegno in basso a sinistra. Benvenuti in League of Legends. Esci fuori e muori. E chi è? Ah, questo sono io, la ragazza? Sì. So quel che faccio. Ma con questo si muove. Con questo sparo. Interessante. Cioè, tu stai a sparare a questo cannoncino. E questo che roba è? Un pilone? Mi arrivano i mini me, i minions. Forza! Quindi sono livello 13. Quindi sono superiore a questo qua. Ma qua posso usare gli effetti? Ah, i tasti rapidi ci sono, ragazzi, non me lo dite. In League of Legends controlli un campione. Un eroico e potente individuo. Ogni campione dotato di abilità individuali che li differenziano da tutti gli altri campioni. Nessun campione è uguale a un altro. Ah, ci mancherebbe. Ah, questo con queste lettere io faccio gli effetti speciali. Proviamoli tutti per capire con chi ho a che fare. Ti senti furbo, eh? Sì, mi sento furbo, Ma che è una maga? Ah, con questi sono i tasti predefiniti. Bene. Prendiamo un po' di dimestichezza con il gioco. Le torri difenderanno i campioni alleati sotto attacco. Ah, ecco. Ma danneggiano anche te le torri. Interessante, non l'avevo mai visto questo. Adesso sì che ci divertiamo. Però cambiamo eroe, vediamo questo com'è. La mia lama ti appartiene.
La grafica è carina, però non ai livelli di Warcraft 3. Le torri difenderanno i campioni alleati sotto attacco. Oh oh. Per il rotto della cuffia, Vediamo questo com'è. Oh, sembra massiccio. Dovresti aspettare altri dei tuoi minion prima di avanzare. Mi lancia i maghetti. Però mi danneggia un casino quella torre. Oh oh. Ti senti fuori, eh? È carino, dai. Una volta presa un po' di dimestichezza. Dovresti aspettare altri dei tuoi minion prima di avanzare. Sono tosti. Cacchio, che danno! La luce ci guiderà. Vediamo questa maga come si comporta. Dovresti aspettare altri dei tuoi minion prima di avanzare. L'obiettivo di League of Legends è fare breccia nelle difese nemiche e distruggere il Nexus nel cuore della base. Ammizza! E chi lo sapeva questo? Mi ricorda Warcraft. Ah, siamo tutti contro tutti, Siamo un gruppone enorme. Fa sempre attenzione alle torri nemiche. Mi sta massacrando. Non c'è storia perché siamo in tanti, quindi prossimo obiettivo la torre. Sto spammando i tasti a casaccio perché non li so. Questo cos'è? I tasti non me li ricorderò mai, comunque sono sempre questi qua. Ho sbloccato il primo champion. La luce ci guiderà. È questo che dice. La mia lama ti appartiene. La fortuna non aiuta gli stolti. Ma solo io posso condurre alla vittoria. Ti senti furbo, eh? Sì, hai soldi. Blocchiamo questo. Benvenuti nella landa degli evocatori. Oh, addirittura. Arthas, dove sei? Spendi i tuoi punti abilità. Allora, questo che fa? Singolarità lucente. Crea una zona che rallenta i nemici del 25% e illumina l'area, sti cazzi. Dopo 5 secondi la zona esplode, infliggendo 60 danni. Vabbè, questo invece... Quindi lancia la sua bacchetta verso un punto bersaglio, vabbè, e quindi infligge dei danni. In questa arena della giustizia ci sono 3 corsie, ognuna con torri, inibitori e ondate di minion. E quindi? Seguiamo le frecce. Stai vicino alla battaglia per guadagnare punti esperienza. O è la battaglia che deve stare vicino a me? Vediamo che casino combino da solo. Fa sempre attenzione alle torri nemiche. Cacchio, che danni.
Oh oh. Tizio tosto. Dai che l'abbiamo buttato giù. Il tuo campione è salito di livello. Bene. I livelli superiori permettono al tuo campione di migliorare le sue abilità. È abbastanza interessante come combattimenti, solo che alla lunga bisogna progredire. Usa l'incantesimo richiamo base per tornare alla piattaforma. E qual è? Forse D. Ara. Ma che è sta roba? No! No 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 no! No! Non so cosa abbia fatto, ma sto per morire. Fatti strada combattendo verso una torre nemica e poi distruggila. Sì, se mi danno il tempo, sai. Usa l'incantesimo richiamo base per tornare alla piattaforma. E qual è? No! Mi ha preso l'eroe! Cioè praticamente bisogna combattere finché non si diventa fortissimi. E allora sì, e si può pensare di progredire e vincere. Dai che gli abbiamo distrutto la torre, dai! Dai, all'attacco! I poveri maghetti nemici rossissimi stanno morendo. Ma qua si può zoomare, e io non lo sapevo. Ragazzi, non mi dite niente. Avanza verso l'inibitore nemico. I mostri neutrali appaiono da entrambi i lati della mappa. La tattica superiore è non arrabbiarsi mai. Oh oh, ma questi sono mostri! Assomigliano a quelli che disegno io. Quindi danno esperienza praticamente. Bene. È un granchioide. Tipo un zecchio con la magia. Questa che roba è? Esperienza o soldi? Aumento di livello. Potenzia, potenzia! E qua che c'è? Vedo un punto esclamativo. Ragazzi, se vi piacciono queste partite, fatemelo sapere che ne porto delle altre. Abbiamo vinto! Yeah! Lasciate un bel like e seguitemi e commentate sotto per altre partite. Che cosa ha sbloccato? 450 essenza blu, 5 vs 5 selezione segreta, nuova modalità di gioco. E questa nuova modalità di gioco... Inizia. I tempi di caricamento biblici. Ah, ricomincio da livello 1. Benvenuti nella landa degli evocatori. Di nuovo. E quindi? Apri il negozio e acquista un oggetto. Ah sì? Il negozio ha molti oggetti in vendita, alcuni dei quali sono componenti di oggetti più potenti. Ah, ecco a cosa servivano i soldi. Adesso l'ho imparato. Stivali della velocità. Uccidi i minion nemici.
e sono più veloce. I tuoi occhi brilleranno. Più 25% di velocità. Oh no! L'uomo aquila, no! Dovrei concentrarmi. Questa è la mia scelta di vita. Vabbè. Sei stato ucciso. Serie di uccisioni. Un nemico è stato ucciso. Non dimenticare di spendere il tuo oro. Quando muoio di nuovo vado alla base e lo spendo. Non ho capito niente, ma ho vinto il combattimento in quel punto. Faccio ancora in tempo. Vedi questo, quanto è lento. Vedi questo, ma che cos'è? Un serpente, mi ricorda Aldrich di Dark Souls 3. Oh oh. Ma che cacchio è? No! Un Tauren. Beh, perlomeno adesso posso spendere i soldi. Ammazza quanto sono diventato forte. Ma sono rimasto solo. Signora Aki. Caccia le tenebre. Aldrich, muori! Tripla uccisione! Tripla uccisione! Seder scemi! Good job. Buon lavoro. Adesso dobbiamo distruggere questo. Good work. E che ha fatto? Una specie di laser. Oh oh. Sono troppi nemici. Libertà. Via. Un alleato è stato ucciso. Ero troppo solo, soletto. Non dimenticare di spendere il tuo oro. Sì. Hola. Allora, vediamo cosa posso sbloccare con 3900. Ah, c'è questo che sta ancora decidendo. Thank you.
E mo sono schiaffi. Facciamo questa partita con giocatori umani e vediamo come ce la caviamo. Me 98, 99 e 100. Tutti con i PC e le connessioni di legno ad aspettare i loro comodi. Quando tutto sarà buio, vedrai una. Ma cominciamo sempre nella stessa mappa? È tosto questo. Un alleato si è ucciso. Non posso che ho preso. Scaccia le tenebre. Dai che stiamo vincendo. Casino! Oh, vittoria! E stavolta non mi hanno ucciso! Vediamo che succede quando vinci. Bene ragazzi, la puntata di oggi termina qui. Vedrò se ne farò altre di League of Legends. Se ancora non l'avete fatto, un bel like al video e seguitemi per vedere i prossimi video. Ciao ragazzi da Astrale, alla prossima!